Qui si stanno facendo le prove per l'ambiente immersivo che accoglie i visitatori alla mostra L'infinita curiosità. Non si vedranno queste immagini naturalmente, qui si farà il surf sulle onde gravitazionali. Quindi vedremo due buchi neri che vorticano tra di loro, che si fondono, producono un'enorme onda gravitazionale che alla fine arriva alla Terra ormai debolissima e lì viene registrata. È la scoperta del secolo. Probabilmente non ce ne saranno altre più grandi nel secolo che stiamo vivendo. È una scoperta che risale alla previsione di Einstein del 1916, quindi ci è voluto un secolo per arrivare alla dimostrazione. È l'inizio di un percorso che poi passa per la relatività generale, il contributo di Tullio Regge, questo grande scienziato torinese che ha rifatto in una forma nuova la relatività e che ha avuto la medaglia Einstein, il massimo riconoscimento per uno studioso di relatività, e poi via via le particelle elementari e alla fine si ritorna a casa vedendo Regge, uomo, scienziato, uomo politico, è stato anche deputato europeo, divulgatore.